Alessandro Guatelli, Graphic Packaging Manager, Innovation and Center of Expertise, Graphics Bakery, Group Research Development and Quality per Barilla. Benvenuto Alessandro Guatelli e Felice Ursino, Innovation Director per Sacchital Group. Darei la parola a Alessandro Guatelli che ci illustra questa case history, la relazione con Barilla e come si sta muovendo in questi anni, insomma, sempre nell'ambito del discorso delle macchine rotocalco, che è l'oggetto della nostra giornata. Prego. Barilla è un'azienda familiare, non è quotata in borsa, è presieduta dai fratelli Barilla, Guido, Luca e Paolo, ed è, fra 7 anni, compirà 150 anni, perché è nata nel 1877. Allora, è nata nel 1877 in un piccolo negozio di Parma, dal fondatore Pietro Barilla. Nel 12 è passata ai fratelli, ai figli, quindi ai fratelli Gualtiero e Riccardo, e da qui il nome della denominazione legale Barilla GER Fratelli, perché riporta un po' riporta i nomi dei fratelli Barilla, di cui Riccardo, poi padre di Pietro e Gianni, che nel 47 prendono in mano l'azienda. Allora, l'azienda in quegli anni, nel 69, venne costruito quello che si vede qui sotto, che è il più grande, che allora era il più grande pastificio d'Europa, o forse anche del mondo. Vabbè, nel 71, però, la Barilla venne ceduta a una multinazionale americana, alla Grace. Ma vi rimase per poco tempo. La cosa importante da dire è che nel periodo dal 71 al 79, quando era in mano alla Grace, la Barilla lanciò il marchio Mulino Bianco, e quindi oltre alla pasta nacque quello che sono tutti i prodotti da forno. Nel 79 Pietro Barilla riacquista dalla Grace la Barilla, e da allora fino ad oggi è guidata ancora dalla famiglia, come dicevo, dai fratelli Guido, Luca e Paolo Barilla. Allora, due dati sul gruppo. Questi sono i dati del 2019 ancora, perché il 2020 non sono ancora ufficiali e quindi non sono visibili. Saranno anche dei dati strani quelli del 2020 quando arriveranno. Diciamo che sono dei dati positivi. Sì, questo sì. Certo. Purtroppo forse dovuto al Covid, nel senso che tanta gente si è chiusa in casa e quindi ha mangiato molti prodotti, ha consumato molti prodotti, quindi anche della Barilla. Allora, come vedete, il fatturato della Barilla è composto circa dalla metà dei prodotti da forno e metà, per un po' di più, dalla pasta e i sughi, ed è sviluppato nelle aree geografiche, la maggior parte in Italia, ma anche in Europa e negli Stati Uniti, dove ci sono 2 stabilimenti. Allora, questi, per dare un'idea, sono i marchi del gruppo. Produciamo circa 2 milioni di tonnellate di prodotti, divisi in tutti questi marchi, dove Barilla e Voiello sono in Italia, Misco è in Grecia, Filiz in Turchia e Vesta e Yamina in Messico. Mentre nei prodotti da forno, oltre al marchio Mulino Bianco, Gran Cereale, Pandistelle e Pavesi, che sono in Italia, abbiamo il marchio Vase in Svezia e Arris in Francia. Le altre marche sono marche, volendo, di nicchia, per la ristorazione, per il food service, per la cucina Barilla stessa con il forno, con
la vendita di prodotti solo online da utilizzare attraverso un forno speciale che viene dato in dotazione o in acquisto. Allora, nel mondo, Barilla ha 29 stabilimenti, di cui 15 in Italia e 14 all'estero. E tutti questi prodotti vengono esportati in più di 100 paesi. La missione dell'azienda. La missione dell'azienda è quella che riassumiamo nel claim buono per te, buono per il pianeta, good for you, good for the planet. Infatti, al fine di dare un contributo concreto alle sfide globali, negli anni abbiamo elaborato un pensiero che viene racchiuso in questa missione, che ci spinge a portare nel mondo del cibo che sia buono, ma soprattutto nutrizionalmente equilibrato e proveniente da filiere responsabili, ispirato soprattutto a quello che è la vita, il nostro stile di vita italiano e quindi di conseguenza alla dieta mediterranea. Perché questo? Perché il cibo buono per noi significa la gastronomia, il gusto, l'esperienza culinaria. Lo dicevamo prima, il Covid ci ha riportato a sperimentare, a cucinare e quindi ad avere il piacere della buona tavola. Ma deve essere anche un cibo sano, che vuol dire materie prime selezionate, con dei profili nutrizionali bilanciati che devono rispondere a dei corretti stili di vita. E soprattutto anche, e ma non ultimo, un cibo che proviene da filiere responsabili, che vuol dire cercare per i migliori ingredienti, garantire una qualità eccellente nel rispetto delle persone e dell'ambiente. In cuor tuo sai cosa è meglio per te, per vivere a lungo con gioia e benessere. Allo stesso modo sai cosa è importante per il nostro pianeta, per un felice presente e un luminoso futuro. Ma se queste cose fossero le stesse, scelte positive per noi persone, quanto per il nostro pianeta Terra. Noi così pensiamo e così siamo. In ogni singola scelta, con cura, dal campo alla tavola. Convinti che il buono è buono soltanto se è per tutti e per tutto. Per poter essere uno dei tuoi gesti quotidiani, tanto buono per te quanto per il mondo intorno a noi. Barilla, buono per te, buono per il pianeta. Allora, come diceva lei, uno dei requisiti fondamentali di Barilla è riuscire ad essere identificati e ad avere sullo scaffale un'omogeneità, quindi di massa di prodotti che vengono riconosciuti immediatamente dal consumatore. Per questo, però, per arrivare a fare questo c'è del lavoro dietro, naturalmente, ed è un lavoro che è stato fatto in collaborazione con tutta una serie di aziende con le quali Barilla collabora. Perché noi da dove siamo partiti? Siamo partiti che ci siamo trovati sullo scaffale dei prodotti che, parlo naturalmente dei prodotti di Beccheri, con differenti stampatori, differenti inchiostri, differenti incisori, naturalmente danno risultati differenti. Allora, cosa abbiamo fatto? Avevamo necessità di standardizzare un po' tutti questi processi affinché il colore, in questo caso il giallo mulino bianco di fondo, fosse omogeneo su tutti i prodotti e fra i diversi converter. Quindi, visto che le immagini per forza di cose si possono valutare solo visivamente
e non esistono ad oggi degli strumenti che ti possano permettere di misurarli, di misurare le immagini strumentalmente. Il colore di fondo invece, essendo un colore pieno, abbiamo la tecnologia ci aiuta a poter misurare strumentalmente questo colore in comparazione naturalmente a uno standard predefinito. E qui è nato il famoso, quello che dicevo prima, il gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro è nato attraverso un produttore di inchiostri con il quale è stata definita una formulazione specifica per il giallo mulino bianco attraverso l'utilizzo soltanto di determinati color index per evitare i fenomeni di metamerismo. Perché? Perché sappiamo il giallo, il nostro giallo, lo si può formulare con un giallo freddo e un rosso, ma si può formulare anche con un giallo caldo e un arancio. Il risultato, visto sotto una sola illuminante, quindi non so, la luce del neon o la luce solare, sarebbe uguale, ma se lo guardiamo su luci diverse può cambiare, e questo è il fenomeno del metamerismo. Per cui noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo battezzato, definito, dopo aver studiato, visto, capito, cercato e lavorato assieme appunto al produttore di inchiostri, una formulazione che sia sempre quella, e naturalmente l'abbiamo, prima di darla agli stampatori, l'abbiamo testata. Per testarla è entrato in gioco l'incisore, perché prima sono stati fatti trasferiti i parametri di incisioni che, concordati con lo stampatore, sono stati trasferiti su un mini cilindro che abbiamo inciso appositamente da utilizzare sulla Sawressing, che è una macchina apposta per provare gli inchiostri rotocalco. E quindi da questo abbiamo trasferito questa incisione per l'utilizzo industriale, al nostro stampatore, che in questo caso, è stato Sakital. In questo modo abbiamo standardizzato tre processi. Abbiamo standardizzato l'inchiostro, abbiamo standardizzato l'incisione dei cilindri, ce ne parlerà poi Felice, lo stampatore ha implementato tutte le sue attività e quindi ha standardizzato i suoi processi per arrivare ad un risultato sempre costante. Naturalmente Barilla a sua volta si è dotata, il controllo qualità di Barilla si è dotata di quegli strumenti idonei, che non sono nient'altro che gli spettrofotometri. In questo caso abbiamo scelto l'Exact di X-Rite per il controllo del colore in accettazione degli imballi, secondo i parametri di delta E condivisi con naturalmente gli stampatori. Quello che voglio dire è che tutto questo processo è stato possibile perché la stampa rotocalco, soprattutto per i volumi che fa Barilla, la stampa rotocalco attraverso l'incisione, appunto la definizione degli inchiostri, l'incisione e la stampa, ci permette di garantire una determinata qualità, diciamo dal primo metro all'ultimo metro, con naturalmente le oscillazioni della stampa industriale, le tolleranze della stampa industriale. E questo è molto importante, è per questo motivo che ho accettato anche di parlare volentieri di questo argomento, parlando proprio di rotocalco. Come dicevo, sono 35 anni che sono in Barilla, sono passato dall'autotipico, ho visto tutta l'evoluzione del percorso, sia sull'incisione che sulle macchine da stampa, passando dall'autotipico alle ultime incisioni e ai test che
qualcuno mi ha già fatto vedere sull'ASA. Quindi, morale, cosa abbiamo, questo lavoro cosa ha fatto? Ha fatto sì che da aprile 2019 ad agosto 2020 la forbice dei questi puntini blu sono tutte le letture di tutte le campionature fatte in questo, nel percorso che abbiamo fatto assieme a Sakital. Abbiamo ridotto la forbice e, come vedete, adesso siamo in una condizione dove i puntini blu sono molto vicini uno all'altro. Vuol dire che abbiamo fatto, speriamo di aver fatto un buon lavoro. Tant'è vero che adesso spero di non che qualcuno non vada in un supermercato a cercare l'eccezione subito, che conferma la regola. Immediatamente andremo a cercare le variazioni sulla tinta di giallo del mulino bianco. Ecco, on shelf le cose sono risultate decisamente positive. E passiamo all'altro lato, ovvero a Sakital. Felice Ursino, Innovation Director di Sakital Group. Benvenuto, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio a voi, e buongiorno a tutti e soprattutto, come ha detto Alessandro, grazie per l'invito che ci avete dato e ci avete dato la possibilità di parlare di questo caso di successo che mi è piaciuto definirlo caso di successo perché è stato effettivamente un lavoro di team. Prima di parlare del punto, anche io farò una piccolissima presentazione dell'azienda e poi riprenderò da dove Alessandro ha lasciato. Come dicevo, io sono Felice Ursino, sono in Sakital da circa 3 anni. Per me è un felice ritorno in Sakital. Io ho iniziato 23 anni fa a lavorare in Sakital, dove ho lavorato per 3 anni, poi come piace dire agli amministratori dell'azienda, sono stato mandato a studiare all'estero, quindi ho lavorato per circa 19 anni alla Silder Krajovac per poi riabbracciare la sfida all'interno di Sakital, portando avanti e dirigendo il team di innovazione da un po' di tempo a questa parte. L'azienda Sakital è un'azienda italiana fondata nel 1945 dal signor Valentino Paleari, è un'azienda familiare, oggi la proprietà è una proprietà di discendenti del signor Valentino, con addizioni all'interno del consiglio di amministrazione di manager che sono cresciuti all'interno dell'azienda, piuttosto che manager che sono stati aggiunti durante il corso della storia dell'azienda. Sakital è un'azienda specializzata in packaging flessibile, come possiamo vedere, e soprattutto ha nel suo DNA quella di cercare di disegnare il packaging in modo sostenibile a 360 gradi. Tanto che la mission dell'azienda è proprio cercare di costruire un futuro migliore sviluppando soluzioni sostenibili e innovative basate sull'economia circolare, quindi monomateriali, prodotti cartacei e riciclabili o materiali compostabili. E avendo una forte propensione all'innovazione e un eccellente servizio, la Sakital è cresciuta ovviamente sia in ambito italiano che in ambito internazionale, ottenendo ovviamente grandi riconoscimenti e clienti di, come potete vedere dal tipo di prodotti che sono riportati nelle foto, clienti di un certo rilievo. Per quanto riguarda i numeri, riporto i numeri del 2019 e abbiamo ovviamente 75 anni di esperienza. La nostra attività si svolgono principalmente in 4 siti di produzione, ci sono 360 impiegati a vari livelli. Il fatturato dell'azienda è intorno a 110 milioni, di cui 50% è Italia e il resto è estero. Abbiamo un volume produttivo di 40.000 tonnellate e una capacità produttiva totale di 500.000 tonnellate. Scusate. E 270.000 metri quadri di area produttiva nei 4 siti. E giusto per dare un'indicazione di che cosa i 4 siti fanno, abbiamo delle aree di specialità, quindi il nostro gruppo è diviso per aree di specialità, come dicevo,
Per quanto riguarda Sacchital, il quartier generale, cioè dove sto seduto io e l'amministrazione dell'azienda, ci occupiamo principalmente dell'area della carta. Credo che facendo un rapido calcolo, la percentuale di materia prima cartacea utilizzata in azienda è superiore al 65%. Poi abbiamo Ackerlund Housing, come potete vedere abbiamo mantenuto i brand delle aziende che sono state acquisite, in quanto erano aziende che avevano un certo nome e un certo seguito all'interno del mercato. Ackerlund è un'azienda specializzata nella lavorazione dell'alluminio e in tutte le sue declinazioni, quindi dalla goffratura alla laminazione a cera. Poi abbiamo Neofan, che è estremamente vicina a noi, quindi a pochissimi chilometri da Pregnana, dove c'è il sito di Sacchital principale. E quest'area è un'area di lavoro principalmente legata all'area del fresco e all'area della produzione di film plastici. E poi l'ultima acquisizione del gruppo è quella che ci ha portato a noi piace dire, chiudere il cerchio nell'ambito delle tecnologie, che è la specializzazione nell'extrusion lamination con l'acquisizione di Dupol, oggi si chiama Dupol Next, ed è una specialità nell'ambito dell'extrusion coating. Per quanto riguarda i prodotti e i brand, noi seguiamo, come dicevo nella presentazione introduttiva, nella prima slide, i principi cardine dell'economia circolare, e per questo abbiamo messo come brand tre principali aree di sviluppo che si chiamano Monoflex System, Paperflex System e Compoflex System, che raccontano già dal loro nome la storia di che genere di materiali sono coinvolti nell'ambito del brand. Quindi Monoflex sono i monomateriali plastici base poliolefine o non poliolefine ma monomateriali, sempre per come fine vita la riciclabilità. Il Paperflex System, che sono tutti i sistemi base carta, ed è l'area più grossa che abbiamo in azienda, ma anche qui lo scopo principale è riciclabilità nella carta come fine vita. E il Compoflex, che invece è il nuovo aggiunto ed è, come dice il nome ovviamente, l'area della compostabilità come fine vita. Ovviamente siamo un'azienda che ha tutte le certificazioni necessarie e utili per operare nel mercato del packaging attuale, quindi dalla ISO all'Ecovadis all'FSC per quanto riguarda la carta. Quindi questo di massima è una piccola fotografia del nostro gruppo. Tornando al caso chiave che Alessandro ha discusso precedentemente, questo è dove abbiamo iniziato, ok? Come ha fatto vedere Alessandro, lo scopo del lavoro era quello di avere un'ottima coordinazione del brand all'interno dello scaffale, quindi cercare di avere il giallo paglierino, quindi brand di Barilla, come identico in tutti i pacchetti provenienti da ovviamente tutti i collaboratori di Barilla, e per quanto riguarda Sacchital nello specifico, che ogni produzione abbia sempre la stessa ripetibilità. Ovviamente il problema è stato descritto: differenti stampatori, differenti inchiostri, differenti cilindri, e quindi questo portava a differenti risultati. Riprendo completamente la slide di Alessandro, soffermandomi ovviamente sull'area degli stampatori. E noi come stampatori, essendo parte della catena, ma anche quelli che poi forniscono il materiale finale, ovviamente in prima persona abbiamo collaborato con i produttori di inchiostri, dando i vari parametri delle macchine, insomma chiedendo le necessità, le viscosità, tutte le caratteristiche che l'inchiostro aveva bisogno di avere. Ovviamente l'abbiamo identificato in un tavolo di lavoro, abbiamo cercato di standardizzare il metodo, come ha detto Alessandro, e quando abbiamo standardizzato il metodo significa
come minimo utilizzare tutti gli stessi strumenti e lo stesso metodo di misura, e questo è quello che abbiamo implementato. E noi, nello specifico come stampatori, ovviamente abbiamo cercato di ridurre la variazione statistica della lavorazione, per esempio dovuta al produttore di inchiostri, perché ogni processo e ogni prodotto ha una sua variazione statistica, per esempio cercando di utilizzare non fustini molto piccoli in cui magari la variazione poteva essere più importante, ma per esempio cisterne grosse sotto agitazione che ci permettevano di avere un'omogenizzazione maggiore prima della produzione. Abbiamo ottimizzato e standardizzato la macchina di produzione, quindi la rotocalco, e ovviamente, come abbiamo detto, lavorando con il nostro incisore di riferimento, nel caso specifico ICR, che è il nostro incisore chiave, abbiamo messo a punto tutti i parametri legati all'interfaccia e all'interfaccia macchina-cilindro, e quindi da qui abbiamo iniziato a fare le nostre produzioni seguendole con il sistema dell'X-Rite, quindi del sistema degli standard ISO. In più abbiamo aggiunto un ulteriore controllo al materiale in ingresso, cioè ogni cisterna che arriva viene testata secondo una curva di calibrazione che abbiamo messo a punto, che simula la variazione di colore alle varie velocità della macchina, perché come tutti sappiamo un conto è avere un inchiostro stampato a 20 metri al minuto, un conto è avere un inchiostro stampato a 500, 600, 700 metri al minuto. Per cui in azienda abbiamo costruito queste curve e le nostre persone della mixing station, quando arriva il materiale in ingresso, fanno tra virgolette la tirella e controllano con curva di calibrazione che risponda ai requisiti necessari. Ovviamente abbiamo utilizzato, come dicevo, uno strumento standard che è l'X-Rite, questa è una foto del sistema in produzione, e il risultato non poteva che essere abbastanza allineato con i risultati che Alessandro ha mostrato relativi un po' a tutti i collaboratori, a tutti coloro che stampano il giallo paglierino del mulino bianco. Per quanto riguarda noi, queste sono le nostre aree, i nostri punti un po' raccolti relativi alle produzioni tra giugno e ottobre di quest'anno, e ovviamente abbiamo una curva che ci porta al miglioramento dei range, che è quello che poi il cliente finale, quindi Barilla, ha voluto raggiungere, e ovviamente l'ha raggiunto con il nostro gioco di squadra. Dopodiché mi piace sempre concludere le mie presentazioni con un signore che si intendeva un pochino di ricerca, e ovviamente questo è qualcosa che ci spinge sempre a portarci al di là di quello che pensiamo di conoscere e cercare di trovare sempre strade nuove all'innovazione e ovviamente alla risoluzione dei problemi in questo caso specifico. Quindi.